Ma io temo che si stia facendo una disinformazione su tutto, lo dico con grande sincerità. Anche il servizio mi è sembrato un po' sbilanciato e troppo critico. È vero che è difficile cambiare, ma dire che oggi nel calcio è come 4-5 anni fa non credo sia giusto dirlo, se non altro per quelli che hanno pagato, tra cui lui. E Paparesta, secondo me, era il miglior arbitro italiano, questo va detto. Però quando lui dice non capisco perché non arbitro, giochiamo, perché lo sappiamo tutti perché non arbitra più. Non arbitra perché è risultato che una partita famosa, diventata famosa per il dopo, lui si è fatto chiudere negli spogliatoi dal signor Moggi. Assolutamente, è stato, forse non è informato perché questo non è mai accaduto, non E gli sono mai come non è. fatto chiudere a nessuno. Se vede le Questa è carte la sua lo tesi. dimostrano. Avvocato, però scusi, Sì, francamente. scusi. No, c'è la caduta della linea. No, sì, no, va benissimo, però sul discorso di scendere negli spogliatoi, di parlare con gli arbitri o di chiuderli dentro uno spogliatoio, cioè io non entrerei su questo discorso perché non mi sembra che lei Allora sia lei effettivamente non le ha una sentite posizione, le intercettazioni, nessuno ha mai chiuso nessuno nello spogliatoio, ancora siamo a pre, ancora siamo con Paparetta, cioè carissimo avvocato, lei può, lei ci sono, ci lei, sono delle. Il suo No, orologio si è fermato al 2006, vada avanti. Avvocato, ci sono fior di testimonianze di altri dirigenti di Ma tutte che le altre cosa sta squadre che non dicendo? stavano Ma alla lei si è Juventus, fermato che quando avevano stava a Gerardo lavorare a Moggi negli Romanista, perché lei si è spogliatoi. fermato a Romanista, mi sono spiegato. No, guardi, tu arrivi a piedi uniti in questa trasmissione e dici che io dico falsità. È ok, ti rispondo lo stesso, potrei dire offendermi e dire io con uno che parla così non parlo, invece no, io ci parlo e vado avanti. Allora, e tu non hai seguito, secondo me, neanche un giorno del processo sportivo, neanche un attimo, perché non è per le intercettazioni che Moggi è stato mandato in Serie B. Non sei assolutamente informato quando dici che non è vero che l'arbitro Paparesta non è stato chiuso negli spogliatoi, perché l'arbitro Paparesta poi si è cercato di dire che non era vero, ma ci sono testimonianze serie Sì, che ritengono che fosse vero che l'arbitro Paparesta fu chiuso negli Furio, spogliatoi. perdonami, però su questo, Furio. E poi oltretutto l'arbitro Paparesta, che non aveva fatto cose poi così gravi come tanti altri, è stato praticamente cancellato dal calcio. E sul caso di Paparesta restano inquietanti le intercettazioni che non riguardano solo quello che disse Moggi in quella telefonata alla segretaria dove raccontò e millantò diciamo, sequestro di Paparesta dentro lo spogliatoio, perché poi in realtà c'era anche il commissario del campo che in un'altra intercettazione con Mazzei, se non ricordo male, diceva: io non ho mai visto cose del genere, venne consigliato a questo commissario di non riportare totalmente tutto. Però c'è altrettanto da dire che quel tipo di situazione proprio dalla procura di Reggio Calabria è stata archiviata perché non sussisteva il fatto, e questo noi, al di là dei nostri. Non perché non sia stato commesso, eh. Questo però noi dobbiamo prendere atto che secondo la procura di Reggio Calabria che ha indagato il fatto non c'è stato. No, il fatto non sussiste è una cosa, il fatto non è successo è un'altra. No, Il fatto non è successo non esiste giuridicamente, esiste il fatto non sussiste. Quindi il fatto Non non c'è, sussiste. non c'è, non, non c'è il fatto che è stato chiuso nello Poi, spogliatoio. ripeto, in questi casi ci capita anche di seguire l'omicidio di Non c'è stata mai Garlasco. una smentita vera di No, però, Paparetta, per dire, mai, no, mai. Furio. Allora, andiamo con ordine, Benissimo. visto che lei parla dell'episodio increscioso, cioè torniamo un attimo a quello che è successo e quello che Moggi avrebbe detto che è successo il 6 febbraio 2006. Credo che lei si ricordi meglio di me la data, Guardi, la partita, il risultato e che cosa è successo dopo. devo Allora. dirle che forse il motivo principale per cui sono qui è proprio questo, perché finalmente voglio far sì che venga detta l'unica cosa vera che è successa quel giorno, perché non mi va di essere catalogato come l'arbitro Che è chiuso stato nello chiuso nello spogliatoio, perché spogliatoio. non è Ma mai ci arriviamo, successo. vabbè, allora.